riempia di fare il lecchino, riempia di complimenti, hai un bel culo, un bel seno, begli occhi, bei capelli. Però anche altresì vero che una donna è talmente intelligente che riesce a discernere un complimento da una presa per il culo o da un ruffianamento. Ok, se dovessi vedere una donna, che faresti te? La guardo. E poi? Se è una donna che può spiacere, cercherei di conoscerla. Ti potrebbe venire un impulso sessuale da spingerla, sbatterla contro il muro, contro un albero e incominciare magari a sollevargli la gonna? Forse nelle mie fantasie probabilmente sì, però non lo metterei in pratica. Dimmi una tua fantasia. Sincera. Devi essere Fantasia. sincero perché su Radio Hypnotic tutti sono sinceri. Come l'altra sera sei stato sincero nel fare quelle battute, dimmi sinceramente, non ti preoccupare per i commenti delle altre persone. È una fantasia, quindi non è una cosa che in teoria faresti realmente, cioè la potresti fare Le realmente. fantasie sono fantasie, perciò devono rimanere tali. E allora, dimmi. Fantasie sono fantasie, perciò lasci immaginare gli altri. Ok, allora dimmi la tua fantasia, se dovessi capitare una radonna che ti piace moltissimo, che cosa faresti con lei? Non lo so, determinare la situazione. Ogni donna è diversa, ogni ragazza è diversa, non sono tutte uguali. Allora, un esempio, ti voglio costringere. Cammini per strada, tu ti fai i fatti tuoi, no? Tranquillamente, una ragazza ti ciulla. Che senso ti ciulla? Ti becca, insomma, gli piaci, ti Ti viene appresso? viene appresso. Ah, Quindi perché ciulla? Perché è lei che cerca di. ciulla pensavo che ti ciullava lì sulle piedi, se un po'. No, no, no. È una ragazza che ti vuole ciullare, insomma, che ti vuole beccare, o se preferisci, Ok. ti vuole accalappiare. È una brutta termine accalappiare perché si usa per i cani, però insomma, tu non è che vai tanto lontano, Sì, ti ok? vuole fare in Ma ti sostanza. si vuole fare? Sperando che non sia una ninfomana o qualcosa del genere, se no tu già. Vedete com'è, secco secco, ma finché quando esce dalla camera da letto è prosciugato Mi del riempie di tutto. lividi poi. Ok, allora fa di tutto per poterti, insomma, per poter avere un rapporto con te, no? Di tutto. E se arriva a tal punto da portarti a casa, naturalmente col tuo assenso, naturalmente, ti porta a casa, ti chiude dentro una camera, ti lega a un letto e sei schiave delle sue voglie. Che fa Pasquale De Luca? Non lo so, se sono preso bene al secondo, se non mi va, declino l'invito. Come fai a declinare l'invito se sei legato a un letto e Ma sei viziato da una donna? Non è che si vizi te, ti si vizia lei, è diverso. declinerei prima ancora di arrivare al legamento. Poi È una fantasia, Pasquale, non è una realtà. Sappiamo benissimo che non faresti mai una cosa del genere. A meno che ti potrebbe capitare una donna talmente, come dice qui, potrebbe essere un maniaco, una serial killer che tenta di fare qualche cosa di astrofisico, qualcosa di che non può essere nemmeno detto per radio. E quindi, che cosa farebbe Pasquale De Luca se capita una donna, insomma. È lei che ti vuole trombare. Che fa? Si fa trombare Pasquale De Se Luca oppure fai la checca? voglio sì, se no ce ne sono. Oh, quindi farete figao e quindi si fa Ma trombare? se voglio, tipo mi piace, sì, volentieri. Se non ho voglia, tipo non mi piace.